count with me. Signori, ci siamo. Mancano 3 ore. 3 ore all'apocalisse, signori. In Italia si scatenerà l'apocalisse. Perché? Per questa capra, con la sua barbetta bianca, il suo sorrisetto sornione, come dire, e con questo trailer che ha scioccato tutto YouTube Italia. Io sinceramente adoro questo gioco e sono sicuro che lo adorerò, quanto lo adorerete voi almeno. E appunto, io sono tornato a casa perché sapevo che sarebbe uscito oggi, ma nonostante le mie speranze, no, uscirà fra 3 ore. L'orario non era specificato. Mannaggia te, THK, mannaggia te, porcaccio di quel porcaccio che ce l'hai già. Ha giocato 8.8 ore a questo gioco, fidatevi, è rimasto attaccato tutto sabato e tutta domenica l'ho visto, perciò questo gioco qui è molto bello. Perciò, oddio, vi giuro, appena mi piglio questo gioco, o meglio, appena esce, me lo piglio, che non dovrebbe costare molto. Credo 10 euro, comunque, deve essere una gran figata. E molto probabilmente dopo questo video partirà appunto il video relativo a questo gioco. Ma porcaccio di quel porcaccio, io entro in Steam e mancano ancora 3 ore. Vabbè. Dai ragazzi, ci vediamo nel gioco. E saremo nel gioco fra 3, 2, 1. Molto bene. Ah, così ti dicono già i comandi mentre si carica il gioco. Oddio, aspetta che non capisco niente. Il quarto comando non mi convinceva. Ragazzi, comunque, bella ragazzi, ci troviamo su Goat Simulator. Finalmente, non posso dire finalmente perché lo aspettavo da circa 2 giorni. Il trailer sì, l'ho visto pochi giorni fa. Comunque, è uscito oggi e lo so, tutto YouTube Italia ci starà facendo un video sopra. Ma noi lo facciamo perché chi se ne frega, perché mi piaceva. Perché il mio canale è fuori da YouTube Italia, cioè c'è il mio canale, c'è YouTube Italia e poi c'è il mio canale, ok? Ma dunque, allora muoviamoci a scoprire questo gioco che per ora è ancora uno sputo, perché mi hanno detto che manca ancora un sacco di cose. Dunque, allora, benvenuti a Goat Simulator. Giocate come una capra e fate cose come fare le giravolte in aria, prendere a testate le macchine. Qui c'è scritto l'onomatopea dell'urlo di una capra, che non mi esibisco ragazzi, non penso sia una cosa bella, e altre cose da capra. Mi sembra giusto, mi sembra regolare come gioco. Allora, un secondo, le opzioni, perché qui mi lagga, perché non lo so. Profondità di campo mettiamo 60, full screen, ok, V-Sync no. Allora, la grafica non so, mi vedo costretto ad abbassarla perché qui lagga ragazzi, non capisco. Anzi no, teniamola così. Advanced. Allora, dettagli non mettiamo alti perché medi facciamo, no? Applica. Dovrebbe andare già un pochino meglio. Proviamo a iniziare, ragazzi. Wow, siamo una capra. Che cosa spettacolare, ragazzi. Allora, cominciamo. Così ci si muove. Livello 1. Saltare oltre l'ostacolo. Ragazzi, ho paura, perché mi sa che da quello che ho visto nel trailer, vi giuro, potrebbe anche esplodermi una mina anticapra. Wow. Siamo saltati oltre un ostacolo. E adesso? Ma questa capra qui è storpia e zoppa, sembra. Vabbè. Ma così si dà l'incornata, mi sembra normale. E mo? Cos'è? Il tutorial cos'è? È già finito con un salto. Ah, così proprio. Ci danno punti a seconda, anche se respiriamo, cos'è? Proviamo a colpire l'altra capra. Oh madonna signori, l'ho sparata a casa di Dio, dov'è?
Ma che giravolte fa la testa di sta capra, mia satanata? Vabbè, non c'è da stupirsi. Non c'è da stupirsi perché in effetti avevo... Ho trovato qualcosa, signori. Non c'è da stupirsi perché in effetti avevo visto anche nel trailer che i bug qui li hanno messi apposta. Ma proviamo a seminare un po' il panico. Facciamo la capra terrorista, ragazzi. Ragazzi. Non potevano mettere una normale telecamera a seguire, la devo orientare io, ma... Allora, ragazzi, tentiamo di salire la prima torre. Vediamo cosa succede, dai. Ci ritroviamo magicamente in cima a una torre. Ah, ho sbloccato un trofeo per essere salito due scalini e dove? Dove? Proclamati regina di tutte le capre. Sono finito in un castello, signori. Cos'è che sono? A Narnia sembra che sia. Se rompiamo qualunque cosa. Ma che figata. No, ragazzi. Da adesso mi chiameranno la Cyber Capra. Ragazzi, abbiamo qui una schiera di capre. No, le capre che si inchinano. Tu hai mangiato tu l'erbetta del mio giardino? Guardate lo sguardo pieno di compassione del servo. No, la capra fa di no con la testa. Significava che non meritava di vivere. E volò contro il muro. Vabbè dai ragazzi, proviamo a esplorare un attimino in giro. Qui c'è una specie di trono. Roba! Oh Madonna! Ho sbloccato. Ma che cos'è? Un elmo satanico? Ma che cosa? Vabbè, dai, ragazzi, proviamo a vedere. Così si carica. Shift. Suppongo che rompiamo di tutto. Tu, umano, via dalla mia via. Ok, out of my way. Allora, proviamo a caricare. Si calta. No! Possiamo saltare e fare i backflip sul posto. Signori, pronti alla strage? Pronti alla strage! Contro è questa rivolta? Niente cibi a forma di pene, ma... Ma via! Seminiamo il panico! Santa Madonna, non capisco più niente! Le macchine che esplodono con una testata non le avevo mai viste! La nostra capra sembra alquanto stanchina, sarà morta, no? Dopo un po' morirà la capra. No, non muore mai. Proviamo tutti i comandi. Q, cos'è che fa? Ah, entra in modalità ragdoll. R, niente. T. Ah no, T è la... No, T è il tipo il lettore, quello delle... Tu scrivi qualcosa e lui te lo dice. Intanto qua sto tirando testate nucleari. Madonna, questa capra qui è l'incarnazione di Dio. Questa capra è letteralmente onnipotente, ragazzi. Ma incredibile, signori. Mi sa che mi divertirò molto con questo gioco. Allora, facciamo lo scivolino? Ma sì, dai. Facciamo uno scivolino in corsa, direi. Non siamo riusciti a far nulla. Poi, con T cosa facciamo? Sì, ok. Con U, non so cosa. I, non so cosa. O, non so cosa. P, non so cosa. A, ci si muove. Con F, il rallentatore. Ma guarda che figata. Il rallentatore. Basta, ok. Dio, Madonna. Ma guardatela! Il tappeto elastico. Spettacolare. No! Ma poi questa capra qua da ora è diventata la capra assassina. Ma
E lì c'è un uomo che ci guarda così dal imperterrito, no? Allora, eravamo rimasti ai comandi G niente, G F rallentatore, no? Sì. H niente, J niente, K niente, L niente, Z niente, X niente, C niente, V niente, B niente, N M niente, 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 1. Oddio, il verso! Ragazzi, andiamo in giro a seminare un po' il terrore. D'ora in poi mi chiameranno la capra Bin Laden. Oddio santo. No, ma io questo gioco qui mi chiedo la mente malata che lo ha sviluppato, da dove arrivi? Che traumi abbia avuto in vita sua? Ragazzi, un camion contro una capra. Come credete che andrà a finire secondo voi? La capra pensa di essere in un film. In realtà è molto peggio, è in un videogioco. Control niente, Alt niente. Invio niente, Shift niente, 2 niente, 3 niente, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, F1, F2, F3, F niente. Allora, proviamo a vedere. Così cos'è che fa? Ah, diminuisce e aumenta la visuale. Dai, aumentiamola un pochino. Diventa tutto ancora più incapibile, ragazzi. Dove ci muoviamo? C'era tipo la funzione lecca, vero? Madonna. Ragazzi, corriamo. Oddio, una macchina. Stare attenti, stare attenti. Stare attenti, ho rallentatore. Oh! Oddio. Allora, ci sarà un modo per volare, di sicuro. Ma io non ho capito, non riesce a concludere un backflip? Quello è un benzinaio. È il benzinaio del trailer, signori. Ho un brutto presentimento. No! Dove sono finito? Mi giro e c'è una macchina che mi sta investendo. Ho un brutto presentimento. Seriamente, ragazzi, dove sono? Ah, ok. Tu non mi fermerai! Non mi fermerai! No! Oddio! Certo che le macchine che si muovono qui sono pericolose. Quasi di più che nella vita reale, ma non per la capra assassina. Allora, preparati. E... No! Non ce l'ho fatta ancora, signori. Devo riuscire a pigliare una macchina in corsa con la testa. Ho un brutto presentimento. Eccolo! Pronti? No! No! Ferma, ferma macchina, ferma, ferma, ferma. Non l'ho pigliata. Ce la dobbiamo fare, signori. È l'obiettivo di oggi. L'obiettivo di oggi è pigliare una macchina col muso mentre è in corsa. Pronti, signori? Pronti, 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 pronti. No, niente, non funziona. Questo qui però, questo benzinaio, dobbiamo riuscire a fare quella cosa che ha fatto la capra nel trailer. In teoria da qui ce l'ha fatta. Bah. Oddio. Ma è veramente satanica sta capra, dai, proviamo ancora. Madonna. Ha fatto esplodere tutto qui. Oh, Michael Bay. No. Dio, è la capra. È ancora lì a brucare. È incredibile. Aia. Ragazzi, saliamo sulla gru, vediamo se le capre sanno salire le scale. Stranamente, una capra così normalmente sale una scala. Aiuto. Ragazzi, non vedo l'ora di vedere le mod. Assurdo. Madonna. Cosa c'è là dentro? Un robot, ma che... Nulla di impossibile.
in questo gioco. Nulla. Proprio qui anche le leggi... Che ne so, qui anche le leggi del... Di tutto vengono messe in dubbio. No! Oddio. La capra più rimbalzante al mondo, signori. Dai, esploriamo ancora un pochino, poi non so da quanto sto andando avanti col video. Regia, Pie, togli un attimo il microfono, dimmi da quanto sto registrando. Sono circa 15-16 minuti. Va bene, allora la smetto fra poco, signori. Facciamo intanto un palo della luce mi cade come una cometa accanto, ma... Beh, insomma, ragazzi, avete già capito che la quantità di disastri provocabili in questo gioco è incalcolabile? E non so che cosa fare al momento. Proprio l'obiettivo è... L'obiettivo è quello di, non so, fare più danno possibile, suppongo. Ma che ne so, ragazzi. Proviamo a ritornare nel castello delle pecore assassine. Ragazzi, mi sembra giusto alla fine di una puntata. Ma che... Lì c'è un culo di una capra che spunta dal muro. Direi che l'ho sparata lì così forte che è rimasta ficcata nel muro, ma... E dai... E dai, questa torre. Ok, dovrei essere... Eccoci qua nel castello. Sì, entriamo in casa nostra. Ragazzi, state pensando a cosa penso io? Pronti? No, no! Via tutti i servitori, via, via, via! È l'ora di riposo! Via, andate a brucare l'erba! Via, 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 via dal mio castello, via! Abbiamo distrutto tutto. Tutte... Non so, scateniamo la furia della capra. Notare i bug, i trofei che rimangono in aria. Se risaliamo sul trono, signori, arriveranno maggiori gameplay su questo gioco, magari con degli amici di sicuro. E... Insomma, dal trono... Esatto, ben detto, pecora. Cyber pecora. Ah, è vero che... R per spawnare i civili, cos'è? Oddio, una pioggia di capre mie... Una pioggia di capre attorno a me. Santo Dio, che cos'è? E poi sono tutte vive, sono giù la... E sono cose come proiettili le uso. Ma che cos'è? Poteri satanici. Vabbè ragazzi, potrei stare qui ore. Capisco perché THK ci è rimasto così tanto finora su questo gioco, nonostante sia uscito da pochissimo. Mi raccomando, seguite la sua guida ai trofei. Intanto basta toccare con uno zoccolo qualcosa per farlo partire a 100 metri d'altezza. Ma ragazzi, qui la Cyber Capra vi dà un saluto e vi dà appuntamento al prossimo video.